Isabella Marchino, Luca Ceccarelli e Emiliano Camuzzi al collegio uninominale della Camera dei Deputati. Fiorangelo Silvestri, Gigliola Santarelli, Gaetano Tinti, Milena Romualdi al proporzionale, Fabio Sebastiani, Maura Cultorti al collegio uninominale del Senato della Repubblica, Andrea Ferroni, Flavia Battistoni, Valerio Tobia, Michela Monarchi al proporzionale. Sono i nomi dei candidati umbri di Potere al Popolo presentati oggi a Perugia. Potere al Popolo nasce da un appello dei e delle militanti dell'ex OPG occupato Gesù Pazzo di Napoli, lanciato il 18 novembre scorso come una sfida: dare rappresentanza a chi non ne ha, a quel mondo che ha subito le ingiustizie delle politiche neoliberiste di questi ultimi 25 anni. Nel giro di poche settimane molti hanno risposto su tutto il territorio nazionale a quella chiamata, dando vita a qualcosa come 200 assemblee territoriali alle quali hanno aderito comitati, soggetti politici, associazioni, movimenti, centri sociali, singoli e militanti. Una sfida che sembrava impossibile è diventata realtà. Potere al Popolo è un progetto politico che viene da lontano e vuole andare lontano.